Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui con Formula 1 2013, la nostra modalità scenario. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi pilota esordiente, vediamo Arriva, il terzo, recupera il Budapest. tempo perso con un pit stop ritardato e arriva davanti al tuo compagno di squadra in diciottesima posizione. Ok, nel corso della gara riesci a superare il tuo compagno di scuderia conquistando il 18° posto e staccando il gruppetto dei tuoi inseguitori. Sfortunatamente l'usura degli pneumatici, ti ha fatto perdere il controllo in curva e sei finito contro una barriera. Bene, hai perso l'ala anteriore e devi tornare ai box. Sai che i piloti alle tue spalle ti supereranno nel corso della sosta, ma grazie al nuovo treno di gomme morbido, potrai recuperare le posizioni perdute. Hai 3 giri per tornare al 18° posto. Vai, difficoltà classe oro, ok, ci siamo. Vai. Siamo con la Caterham, porca troia, vabbè, 18° posto comunque. Io ragazzi li sto registrando di seguito questi video, quindi perdonate se non rispondo magari adesso a qualche domanda o qualche cosa che mi avete detto, consigliato, eccetera, eccetera, però adesso che ci sono, visto che sono brevi, me ne registro un po' di seguito, fin quanto dura la batteria della camera, ne registro un po' di seguito e poi li posto pian piano queste modalità scenario così in pillole, perché visto che sono video brevi, ce li spariamo un po' ogni tanto, sono in totale saranno una ventina. Adesso siamo qui con pilota esordiente. Abbiamo E le vai. bandiere gialle sui nostri monitor. Sono per una delle Caterham che ha perso il suo alettone frontale. Dovrà rientrare ai box per ripararlo se vuole terminare la gara. Mettimi Potrà vicino ai anche box montare perché un sennò treno di faccio gomme dei nuove che danni. gli darà un piccolo vantaggio. Porca mignotta. No, devo fare delle curve senza alettone, quindi siamo morti. Magari perderemo. Oh. Ora devi effettuare il pit E stop. dai! Ma no! Ma non va! Ma Hai no! perso l'alettone anteriore, Aspè, torna ai box. aspè, aspè! Momento, si è staccato il volante, evidentemente. Ok, adesso funge. Non lo so, ogni tanto c'è. Cioè, raramente però c'è sta cosa che si disconnette il volante. Andiamo, andiamo. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. Dai! Mo ricordo sì, sì. L'alettone anteriore è saltato. Questo non ci piove. Oh, piano. Ah, ok, sarà. Vai. Carburante com'è? Mettilo bassa mentre facciamo il pit. Per quanti giri ce l'abbiamo? 3 giri, poi ce lo spariamo a bomba. Vai, vai, vai. Adesso ci su, eccolo lì, eccolo lì. Cioè, eccoli lì, sono tutte stelline che ci sfrecciano. Mortaci vostra. A bomba, a bomba. Dovresti riuscire a raggiungere e superare Charles. Spingi al massimo e fidati della tua vettura. Parole grosse. Tre giri da panico. La vettura davanti ti precede di 3 secondi. Questa pista non mi è mai piaciuta in realtà. Però questa sportiveggianza deve avere il sopravvento. A bomba. Facciamo volare questa Caterham. Porca puttana. Merda. Non va il DRS. Ho fatto una cazzata perché là ho preso il cordolo. Cioè, una cazzata, non me lo ricordavo com'era il cordolo. È un cordolo che ti sbatte fuori in automatico. Quindi c'è stato un piccolo problemino. Attenzione, rischiosissimo qui il sorpasso. Ma a noi non ce ne frega niente. Siamo sportiveggianti.
Lì nel rettilineo abbiamo perso un fottio tra DRS che non entrava. Quella curva fatta male. Dobbiamo assolutamente recuperare. Sono qui davanti, dai, dai. Dai, a bomba. Giovane, la scia si prende. Oh, siamo sporteggianti, mica. Ottimo sorpasso, prendi la posizione, ma non compromettere la gara degli altri piloti. Mai fatto. Cazzo di curva. Ok. Perfetto, perfetto. Ci siamo. Che abbiamo portato anche la Caterham, che tra l'altro già avevamo sperimentato la nostra guida con la Caterham nella modalità sfida sfida campionato. Faceva cagare. Non utilizzo neanche il cazzo. Ci siamo dimenticati, ma non fa niente. Siamo riusciti ad arrivare giusto a 18° posto che ci richiedevano, ragazzi. Quindi finisce qui questo nuovo video sulla modalità scenario. Ci vediamo con il prossimo. Abbiamo dei colpi di proiettile nella scocca. Qualcuno ci ha una prestazione spettacolare prima e dopo aver perso l'alettone anteriore. All'altro. L'esordiente della Caterham è riuscito ad arrivare davanti al suo compagno di squadra. Grande, ok. Nuovo gruppo sbloccato. È sbloccato il prossimo gruppo di scenario. Sì, ok, vabbè. Naturalmente, noi ce li faremo tutti quanti di fila di seguito. E. Uno alla volta. E niente ragazzi, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con la sfida scenario. Vi ricordo sempre di commentare per farmi sapere la vostra, insomma, mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook, eccetera eccetera, fate un po' come vi pare e ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.